quest'anno non assisterete ad una rappresentazione teatrale. Per volere del beneamato padrone, il principe Lancellotti, quest'anno infatti potrete esplorare liberamente le stanze del castello. Quindi potrete avventurarvi negli interni del maniero, ammirando i particolari di ogni singola stanza. E inoltre incontrerete personaggi riemersi da un tempo che fu. E per rendere ancor più interessante, intrigante la vostra traversata, io vi invito ad interagire con queste persone, a cercare di intavolare un discorso con questi personaggi, cercando di scoprire retroscene particolari del castello che esplorerete. Ed ora, senza indugio, messeri, seguitemi. Percorreremo insieme la scala del tempo che ci permetterà di tornare a rivivere i fasti della corte dei Lancellotti. Questo signore che sta arrivando è una sesta. Vogliono vedere le stanze e tu li devi far passare. Ma ospite, ma come hai trasuto? Chi ha fatto la seghita là? Oh! Ma qual è il mestiere questo? Sta lì, noi ci siamo, vai, lo stress, eh! Perché non lo fai? Ma stanno mi sannanze, ebbi, stanno mi sannanze, davate, portateli tutti, che altro ci fate? Effettivamente hai ragione. Avete occupato tutto lo spazio. Signori! Però chiedo umilmente scusa per la tua divinità, per la tua bestialità. Ma il castello è colore. Il castello è un caleidoscopio di nobili e di zotici, di villani. Si va dalle stelle a queste sporche stanze. Ma è la rete, forse non capivo. Forse tu e chi si è visto? Signori, seguitemi. Vi permetto però che abbiamo due belle dame che io vi raccomando. Messere, accomodatevi! Signori, se prima avete visto le lecce e callose mani di quell'essere immondo, adesso vi lascio queste dita delicate e morbide. Seguitela, trattali bene. Sono miei ospiti. Alice è la mia padrona, io sono la dama di compagnia di Claudia Torres, che sarà disposta a darvi tutte le informazioni che vorrete sulla casata dei Lancellotti, da quella parte. Buonasera, io sono Claudia Torres, moglie di Scipione Lancellotti, signore di queste terre che acquistò il feudo di Lauro nell'anno 1632. Acquistò questo palazzo, questo feudo, sottraendolo al dominio dei Pignatelli, i nostri predecessori. Noterete senz'altro al centro della stanza questa teca, all'interno della quale, come poi troverete scritto anche su questi pannelli, è presente una miniatura di Giovan Battista Lancellotti, un personaggio fondamentale per la nostra famiglia, perché fu lui il primo a giungere in queste terre, ad innamorarsene e a far sì che suo cugino, nonché mio marito, acquistasse questo feudo alla cifra di 150.000 ducati, che corrispondono nella vostra epoca circa, mi sembra, 2 milioni di euro. Un prezzo non molto alto se poi considerate l'estensione del feudo di Lauro, dal momento che i Pignatelli erano in dissesto finanziario e dunque dovettero svendere il loro feudo. E noi Lancellotti ne approfittammo. Questa in cui ci troviamo è la sala d'armi, chiamata così proprio in virtù di tutte queste armi affisse alle pareti. Vedete lance, elmi, armatura di ogni sorta. Il tutto finalizzato a conferire magnificenza ed importanza a questa sala, dal momento che era qui che noi tenevamo le nostre danze, i nostri ricevimenti, banchetti e incontri politici più importanti. Adesso, come vi hanno detto all'interno, voi sarete liberi di intrattenervi in questa sala, di curiosare, di fare a me qualsiasi tipo di domanda, soddisferò ogni vostra curiosità, oppure potrete procedere proseguire il vostro viaggio nell'altro ambiente. Buonasera signori, mi presento, mia madre mi chiamò Erminia
e mio padre mi diede il cognome di Santa Croce. Nacqui baronessa e poco più che una bambina, guidata e sposa a lui, il principe. Ovviamente, signore mie, era un matrimonio di convenienza. Alla nostra epoca, vero, mie dame, c'era concessa una sola cosa. Che cosa, mie dame? Obbedire. Obbedire e obbedire. Io così feci. Fu un matrimonio felice. Il mio sposo divenne da marchese a principe e io da baronessa divenni una principessa. E vivo molti figli, a taluni dei quali raggiunsero i più alti gradi della società. Che orgoglio! Molti li vedete dipinti alle pareti. In alto al centro potete vedere un mio pronipote che divenne un cardinale. Sì, perché la famiglia dei Lancellotti era così vicina a suo santo padre, il Dio l'abbia in gloria, che ci concesse, per ovviamente onestà, di poter ascendere ai più alti privilegi. Questo salotto dove ci troviamo è il salotto rosso, ma alla vostra epoca viene chiamato anche il salotto all'inglese, per la presenza di quello, sì, il camino. Fu costruito molti secoli dopo la mia partita da dei soldati con delle tuniche verdi e marroni molto molto attillate, simile ai vostri vestiti, sì. Avevano delle pietre che lanciavano da delle armi particolari che erano capaci di uccidere un uomo con una sola pietra, puntandogli alla testa. La chiamavano, signori miei, la seconda grande guerra, sì. Una brutta guerra. Arrivarono qui, biondi, alti, di una parlata spregevole, dal lontano nord, scacciarono i miei discendenti, si impossessarono del castello e decisero di costruire il cammino, perché la nostra servitù era indegna ad accoglierli. Ovviamente un principe era indegno di accogliere la soldataglia. Vabbè, questi sono racconti d'altri tempi. Vogliate seguirmi sopra il terrazzo? Messere Venanzio? Messere Venanzio? Buonasera. Buonasera. Messere Umberto? Buonasera. Buonasera. Cosa abbiamo qui, mie dame? Ancora? Prendiamo un po' di fresco. Fresco? Sì, freddo. Un po' d'aria fresca. Ma stanno ancora tentando di... Tentano. Continuo a tentare. Sì. Messer Venanzio, Messer Umberto, vogliate continuare? Sì, proviamo anche stasera. Prego. Buonasera. Chiome! Qualor disciolte in foschi errori della fronte, vi miro giù cade... Tu, delle membra tue, la spoglia è nera. Vi miro giù cadenti e velà. A me tinge l'aspetto pallido. Talora hai tu, dal ferro il petto inciso. Al mio sol vi avrei splendore. Siete nu. Il petto inciso di parto arciero ed io dall'arco. Tu. Il mio è più lungo. Qualor disciolti in foschi errori della fronte, tu vivi di vi miro giù cadenti e velati, ed io di pianto al mio sol gli avrei splendore. Siete tu nubi in che sta succedendo? Come osi interrompere un corteggiamento? A me come? Ah, un corteggiamento. Ah, i signori stavano corteggiando le dame. E questo vi sembra un buon modo per corteggiare le dame? Perché voi avete conosciuto un altro modo per corteggiare le dame. Per cortesia. No. Oh, grazie, finalmente, non se ne può. Noia. Ma come? Signore. Vi miro giù cadenti e velati. Signore. Al mio sole. È un biliardo atipico perché, se lo vedete, è più lungo e più largo. Questo perché non si giocava con le secche, ma si giocava con le mani. Dopo vi faccio vedere come si gioca.
la stanza, dicevo, è stata adibita, era già una stanza a funzione pubblica, cioè era antecedente alla sala da pranzo, per cui i signori si intrattenevano a giocare prima di andare a pranzo. Non sappiamo precisamente quali fossero i giochi prima dell'incendio, però sicuramente la funzione appunto del gioco del biliardo è stata come dire, installata con l'ultima ristrutturazione. Vedete i cassettoni che sono, richiamano lo stile barocco insieme alle decorazioni, proprio per riprendere come dire, lo stesso stile che era precedente all'incendio, esattamente come è avvenuto per le altre sale che avete già visitato, la sala d'armi, il salotto rosso, eccetera. Qui in più si sono aggiunte le due panche che erano appunto, vi dicevo anche prima, lo stemma dei lancellotti. Allora, vi spiego come si giocava. Allora, si metteva un birillo al centro del tavolo e a 5 palmi di distanza si metteva la pallina intermedia e poi quella più grande costituiva la pallina di lancio, la pallina da lancio. Allora si doveva tentare di colpire la pallina intermedia e subito dopo il birillo. Chi riusciva aveva un punto. Si poteva giocare in 5, in 6, fino a 14 partecipanti. La pallina e poi vi assicuro che sembra facile ma non lo è. No, non è facile. Il marchese Ottavio Lancellotti. Sua moglie Erminia Santa Croce. Per Cristo in Domino Nostrum. Amen. Amen. Ai miei ospiti, è a piacere della gradisce. Giovanna? Permette. Tutto ciò che amore mio. Mio signore, mi accompagnerebbe con il suono della chitarra. Grazie. Devo paragonarti ad una giornata estiva. Tu sei più incantevole e mite. Impetuosi venti scuotono le tenere gemme di maggio. E il corso dell'estate è fin troppo breve. Talvolta troppo caldo splende l'occhio del cielo. E spesso il suo aureo volto è offuscato. E ogni bellezza col tempo perde il suo fulgore. Sciupata dal caso o dal corso mutevole della natura. Ma la tua eterna estate non sfiorirà, né perderai possesso della tua bellezza, né morte si vanterà di coprirti con la sua ombra, poiché tu cresci nel tempo in versi eterni, finché uomini respirano e occhi vedono, vivranno questi miei versi e daranno vita a te. I versi, con il vostro permesso, di allietare questa nostra serata con musica e danze.
perciò vengono chiamati all'inglese, avevano come caratteristica quella di avere una varietà di piante appunto diverse. Abbiamo poi, in questo caso abbiamo alberi di agrumi, lancestrene, una camelia e quell'albero lì dal fusto più grande si chiama Eritrina cristagalli o albero del corallo, che viene dal Sud America. Inoltre in ogni aiuola veniva posizionato un reperto archeologico. In questo caso abbiamo dei capitelli, ognuno diverso, nelle quattro aiuole del giardino. E poi al centro la classica fontanella con zampillo, appunto, che stava a presentare una piccola fonte d'acqua all'interno del giardino. La cappella, adesso si potete anche accomodare, vi ricordo soltanto che è ancora consacrata, quindi mi raccomando, rispetto e preghiera. Del castello, che è la parte più recente, che fu appunto edificata dopo la ricostruzione all'inizio del Novecento. Infatti in questa cappella il principe ha voluto riunire tutti gli stili architettonici che lo avevano colpito durante i suoi viaggi. Infatti, se notate, già all'interno, anche all'esterno, avete visto una commistione di stili molto differenti. Abbiamo queste colonne che sono appunto di stile classico, con in alto un matroneo invece di stile romanico. Come vedete non hanno nessuna funzione portante, perché hanno appunto soltanto un valore formale, quindi soltanto di rappresentare un determinato stile, così come anche il matroneo. Alle spalle delle colonne potete trovare degli affreschi che richiamano storie più o meno reali di frati francescani, e invece alle spalle, mie spalle, nel catino absidale troviamo un dipinto ad imitazione mosaico bizantino. Infatti, se notate nelle parti in cui è danneggiato, potete notare che non sono tesserine applicate, ma soltanto è un dipinto che imita appunto la forma appunto delle tesserine. E al centro rappresenta al centro Cristo su un globo che sta a rappresentare il mondo, e ai lati i membri della famiglia Lancellotti. Alla destra di Cristo troviamo appunto Philippus, il ricostruttore del castello. Sempre alle mie spalle vediamo queste sette vetrate storiate, ognuna contenente un santo diverso, e al centro la Madonna col bambino. Queste vetrate erano molto importanti perché erano sia l'unica fonte luminosa della cappella, ma avevano anche una funzione simbolica, quella di far arrivare sui fedeli la luce divina, quindi la luce di Dio, che passava attraverso i santi e poi appunto si arrivava sui fedeli, che assistevano appunto alla messa dove siete voi seduti oggi. Che avete notato, questi banchi sono un po' particolari, che hanno questo rialzo. Questo serviva, oltre a dividere i vari posti, le varie sedute, anche per facilitare l'atto di preghiera. Infatti se vi appoggiate, provate che pregando in questo modo non ci si stanca. Adesso vi lascio la nostra principessa che vi... L'ambiente dove ci troviamo è un chiostrino. È abbastanza particolare perché è la perfetta miniatura di tutti quei chiostri che solitamente troviamo nei monasteri. Ha però una particolarità: al di sopra è aperto, quindi poteva essere un luogo che aveva un diretto contatto con Dio, visto la presenza della cappella sulla sinistra, ma poteva essere anche un ritrovo culturale di meditazione, visto che sulla destra ritroviamo la biblioteca, che tra poco vi farò vedere. È una di quelle parti del castello più riservate e più intime. Vi spiegherò perché. Perché non c'è nessuna finestra di nessuna stanza del castello che affaccia su questa ala. Quindi ci si poteva immergere nella fantasia, restare in privacy, si poteva fare qualsiasi cosa. E il segreto di questo chiostrino lo testimonia una cosa che vi farò vedere nella biblioteca. Il chiostrino era la parte più segreta del castello. Il segreto veniva racchiuso da quest'anta, che appunto nessuno poteva mai sapere che all'esterno o al di là di questa chiave ci fosse uno spazio riservato. La biblioteca contiene oltre 5.000 volumi di testi che vanno dal 1500 fino ad oggi, continuamente aggiornata, testi di letteratura, di latino, di greco, di scienza, di matematica, di medicina, di qualsiasi cosa. Quelli sul tavolo, come notate, sono dei libri mastri, cioè libri che contenevano la contabilità di tutte le proprietà appartenute e appartenenti al principe. Dunque non solo il castello e il suo feudo, ma anche proprietà di Velletri, di Roma, di Frosinone, di Napoli stessa e così via. La biblioteca fu costruita e voluta da Camillo Massimo Lancellotti, l'uomo lì dipinto. Camillo Massimo era il figlio adottivo del principe ricostruttore, poiché non ebbe mai figli, e quindi decise di adottare un nipote della moglie,
appunto appartenente alla famiglia Massimo. Quindi con Camillo termina la dinastia dei Lancellotti e comincia quella dei Massimo Lancellotti.